Per ricordare tutte le vittime del nazifascismo, ci ritroviamo qui davanti al vagone della memoria. Oggi giornata indimenticabile che va sempre perpetuata. E siamo qui con Ottavio Terranova per l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e il sindaco di Luca Orlando. La parola ad Ottavio Terranova. Oggi è una giornata importante, ma è una giornata importante per il mondo. Importante vuol dire festeggiare, ma in questo caso vuol dire ricordare. E l'ANPI è impegnata in tutta l'Italia con tantissime iniziative, ma anche in Sicilia, a Palermo, ovunque ci sono iniziative per ricordare. E l'ANPI è cosciente del fatto che la memoria è una cosa importante per, non solo per ricordare, ma per farne memoria attiva. Significa quello che è avvenuto, dobbiamo considerarlo nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti, per impedire che succeda di nuovo. E quello che è successo sono cose gravissime, in Italia con le leggi razziali, in tutto il mondo con il nazismo, con i campi di concentramento, con milioni e milioni di morti. Io qui ho un ricordo particolare, sindaco. Da bambino venivo con la mia famiglia, eravamo sfollati a Villafranca Sicola e questa era l'unica stazione trenino che ci portava fino a Burgio. Ed era triste perché qui c'erano migliaia e migliaia di persone. E dobbiamo ricordare anche queste cose perché era la guerra che ci obbligava anche a cose del genere per poter raggiungere un piccolo paese dove potevi salvarti. Palermo è stata distrutta dai bombardamenti, quindi dalla guerra che hanno voluto chi? Il fascismo e il nazismo. Dobbiamo quindi fare memoria attiva perché tutto ciò non avvenga più, perché Palermo continua ad essere democratica e antifascista e perché l'Italia possa veramente, finalmente avere una Costituzione applicata, che c'è il diritto alla pace, c'è il diritto, tanti altri diritti che l'ANPI fa proprio in questo momento impegnatissimo. Grazie Ottavio Terranova, passo la parola al sindaco Orlando, non prima di passargliela dandogli per qualche istante una pietra che arriva da Mauthausen, e quindi Mauthausen, Dachau, Buchenwald. Prego. Grazie. Con Leone Zingales, che è promotore di questo vagone della memoria che ricorda la deportazione delle vittime del nazifascismo, insieme con Ottavio Terranova, che ricorda l'esigenza di tenere vivi i valori del rispetto dei diritti che ha caratterizzato l'impegno dei partigiani di ieri, di oggi e di domani, siamo qui per dire no alla violazione dei diritti umani e ricordare come il terribile genocidio nazifascista è oggi per noi occasione di memoria, perché ci ricorda che ancora oggi e ogni giorno siamo chiamati a rispettare i diritti umani di tutti e di ciascuno. Ed è per questo che mi sembra che il modo migliore per concludere questo mio intervento, questo nostro intervento, e dare lettura del testo che mi ha fatto avere Evelyn Awate, che rappresenta l'Istituto Siciliano di Studi Ebraici. Oggi in tutta Europa è il giorno della memoria. Malgrado le difficoltà del momento che stiamo vivendo, teniamo a essere presenti nel ricordarlo. Molte istituzioni sono impegnate a questa celebrazione anche per dare risposta a tutte le provocazioni di antisemitismo e di razzismi di questi ultimi tempi. Questa memoria non appartiene solo agli ebrei, agli omosessuali, ai rom, agli handicappati, ma all'umanità intera. Mai dimenticare quello che l'uomo ha fatto all'uomo. Da anni il nostro istituto, continua Evelyn Awate, oltre alla cultura ebraica, promuove la memoria della Shoah, che diventa oggi indispensabile perché senza la memoria del passato non c'è futuro. Una memoria attiva, come ci ha insegnato Primo Levi, significa per ognuno, e non solo per l'ebreo, assumere i crimini della storia come male fatto a ciascuno di noi appartenenti alla grande famiglia dell'umanità. Significa anche non liberarsi mai del dolore e del lutto, elaborandoli attraverso riti, cerimonie e monumenti, ma anche accertarli come segno permanente di un crimine, le cui responsabilità collettive e singole sono assai precise, malgrado i ripetuti tentativi di cambiare la storia. Finisco con ringraziare il nostro sindaco Luca Orlando e tutti voi per averci fatto partecipare a questo momento di raccoglimento. Evelyn Awate, Istituto Siciliano di Studi Ebraici.
Bene, concludiamo questa brevissima cerimonia con un minuto di riflessione davanti al carro e posizioneremo, così come viene fatto tradizionalmente in queste occasioni, delle pietre a ricordo dei portati e ricordo della Shoah. Posso posizionare prima le televisioni, aspetta, no, non prendere mentre la prendi, fagli arrivare. Se le mettete di qua gentilmente così